Il laboratorio analisi dell'ospedale veneziale di Isernia funziona a scartamento ridotto. In questo periodo il personale in servizio riesce a smaltire a malapena 140-150 prestazioni esterne, numero insufficiente a garantire la piena efficienza del presidio. Pertanto le liste di attesa si dilatano a dismisura con le conseguenti lamentele dell'utenza, ormai esasperata per questo ennesimo disservizio. È il caso di precisare che il centro funziona perfettamente. Potenzialmente potrebbe affrontare oltre 250 prelievi al giorno, tuttavia scarseggia il personale paramedico. Le sole due infermiere in servizio in questi giorni, per legge, non potrebbero affrontare più di 50 prelievi circa a testa. Per spirito di sacrificio riescono a smaltire ciascuna quasi 100 prelievi. Sarebbe umanamente impossibile chiedere di più. Ed allora nasce la necessità di potenziare l'organico. Anche dopo il periodo festivo, quando la situazione dovrebbe tornare alla normalità, c'è l'esigenza di inviare nel presidio altre unità lavorative, perché il centro prelievi di Isernia, oltre a gestire l'utenza che quotidianamente si reca al veneziale, deve affrontare anche le prestazioni domestiche, quelle che provengono dall'interno dell'ospedale e dagli ambulatori di Venafro e Frosolone. Il veneziale sta già morendo per consunzione, che almeno non sia una lenta e dolorosa agonia.